Dai, su, ma che sei incantato questo? Muoviti che è verde! Capì, non è che se suoni succede qualcosa, che suoni? Io non posso stare tutto il giorno al semaforo per colpa del rincoglionito. Dai, su, scendi, che guido io. Come scendi? Scendi, muoviti. Dai. Ecco, ma mi hanno fatto diventare rosso di nuovo. Ma ti rendi conto che io devo passare i pomeriggi al semaforo per colpa dei rincoglioniti? Sì, no, rincoglioniti, sono quelli che mi fanno perdere tempo. Io adesso ho perso 55 secondi almeno a sto semaforo e quindi il semaforo di via Ozanam mi diventa arancione. E se io non percorro a una velocità media di 48 km orari, anche quello mi diventa rosso. Questi, la verità è che questi sono egoisti. Sì, sono egoisti nell'anima, sì, perché sono gli stessi che al cinema si prendono i posti migliori e poi si addormentano, capito? Sono presuntuosi. Che c'entra presuntuosi? Perché presumono di essere più veloci degli altri, capito? Si prendono il posto in pole position e poi perdono tempo e te lo fanno perdere pure a te. Guarda che niente, perché questa è gente che dovrebbe stare chiusa dentro casa, va bene? Non a far perdere tempo a me. Capito? Chi è che suona? Oh, che te suoni? Deficiente! È verde. Chi è verde? Il semaforo è verde. Lo decido io quando è verde il semaforo, va bene? E lo decido io quando suonare deficiente! Dio, che palle se penso che tra un po' torniamo a lavorare. Ma infatti meno male che tra 3 giorni si parte. Dove andiamo, scusa? Come dove andiamo? A Creta. Ma chi l'ha deciso? Tu, a Natale, davanti al camino di tuo zio, mi hai detto quest'estate mi piacerebbe tanto partire per un'isola greca. E io ti ho detto che avrei prenotato. Sì, ho capito, aspetta un attimo, cioè ragioniamoci un secondo insieme. No, c'è poco da ragionare perché io ho prenotato il giorno dopo in cui tu me l'hai detto. Cioè tu a Natale hai prenotato un viaggio a Creta? No, non ho prenotato solo il viaggio, ho prenotato anche l'albergo in cui dormiremo le prime 3 notti e il bed and breakfast in cui staremo le ultime 2 in un'isola carinissima e mangeremo su un ristorantino molto molto grazioso sul mare. Sul mare? Sì, non ti preoccupare, non pioverà. Già ho controllato il bollettino meteorologico e le effemeride solari dicono che tramonterà tra le 20.30 e le 20.45. Faranno 28 gradi centigradi e l'umidità non scenderà al di sotto del 34%. Io direi una temperatura ideale per un grechetto, no? Cioè, tu hai anche già scelto il vino? No, ho scelto tutto il menù. Mangeremo cozze, moussaka e insalata greca. Wow! Spero ti piacciono i materassi a molle perché in albergo hanno solo quelli. Il direttore generale è molto contento dell'andamento dell'azienda. Ora gli obiettivi per il prossimo anno ve li illustrerà Visconti. Aumentare il fatturato del 40%, fidelizzare i clienti con marketing mirato, migliorare i rapporti con i fornitori. Scusate? Sì. Io direi che stiamo trascurando un punto di vitale importanza. Lascialo finire, no? Migliorare la qualità del lavoro interno. Sì, infatti era il quarto punto. Sì, lo so leggere, l'ho visto. E infatti secondo me andrebbe al secondo punto in ordine di importanza, tant'è che io l'ho evidenziato con l'evidenziatore verde, che per me verde vuol dire discretamente importante. Per migliorare la qualità del lavoro direi che bisogna iniziare dalle piccole e grandi cose, ossia per esempio cambiare il verso della carta igienica nel bagno. Vi starete chiedendo qual è il verso giusto? Questo è il verso giusto della carta igienica in bagno, in modo tale che con una passata riesci a far scorrere tutta la carta, velocemente e felicemente. Grazie mille. La carta igienica? Sì, e se per cortesia potete spiegare al collega Visconti come si usano i pennarelli sulla lavagna, perché li sta usando a cazzo di cane. Grazie mille.